Ciao a tutti! Che belle che sono queste frenate da usare sia in discesa ma anche in pianura. Ma prima di imparare delle tecniche così complicate è meglio cominciare con qualcosa di più facile. Spesso chi desidera andare a pattinare sulle ciclabili non se la sente e mi chiede: come si fa a frenare? Bella domanda! Con l'aiuto di Zuzu, dedicheremo il prossimo video a spiegarvi come si fa ad usare il freno montato sui roller, chiamato tampone. Ma prima vi insegneremo dei trucchetti semplici e naturali per imparare a frenare, come dire, senza pensarci più di tanto. Adesso vi faccio vedere quali sono. Immaginate che le mie mani siano dei pattini. Vi faccio vedere due posizioni fondamentali. Una è a pattini papera, con le punte aperte, per passeggiare da un pattino all'altro e per spingere sulle ruote. L'altra è la posizione a pattini pari, che mi serve per lasciare scorrere le ruote per inerzia e quindi per frenare o semplicemente per rallentare. Mi esercito a smettere di spingere con i pattini a papera per metterli in posizione a pari quando voglio rallentare. Oppure con i pattini pari posso anche frenare, smettendo di spingere, ad esempio prima del muretto, calcolando bene gli spazi di frenata. Ed ora prova tu, Zuzu! Va bene. Comunque è chiaro che per riuscire a usare questo metodo per frenare è importante calcolare bene gli spazi di frenata, altrimenti è meglio usare questo metodo solo per rallentare un po'. Per migliorare questa tecnica dei pattini pari aggiungiamo una curva alla fine. Per prima cosa mi esercito con i pattini pari a sterzare sul posto come per curvare. In movimento, per frenare con la curva, prima mi abbasso per prendere equilibrio e metto i pattini pari. Poi, quando sto andando molto piano, incomincio a passeggiare per curvare in cerchio, nella metà della mia strada. Ora, prova tu, Zuzu! L'avevo detto che funziona solo quando si va piano, però Zuzu mi ha dato lo spunto per farvi vedere un'altra frenata di emergenza, fuori pista. Quando davanti a noi c'è uno stop, oppure stiamo andando in una discesa e stiamo prendendo molta velocità, se ai bordi della nostra pista, come in questo caso, c'è un prato piuttosto che sabbia oppure terra, anche se non sono un granché, possiamo sfruttarli. Come? Passando dai pattini pari ai pattini a papera e saltellando nel momento in cui dall'asfalto si passa sul prato. Bisogna saltellare perché il prato ha un attrito maggiore rispetto all'asfalto e se andiamo con i pattini pari potremmo cadere. Ora vi faccio vedere. Perfetto! Ora prova tu, Zuzu! Bella capriola, complimenti Zuzu! Non era proprio così che doveva andare, però l'importante è che sia tutto sano. La prossima frenata naturale, e vi assicuro che di queste ne ho viste tante, è la frenata contro un ostacolo. Ovunque pattinerete troverete sempre un palo, un albero, un muro, una ringhiera o un qualsiasi ostacolo in cui appoggiarvi. L'importante è arrivare sull'ostacolo diretti, con le braccia avanti che ammortizzano al contatto con l'ostacolo e pattini che possono anche entrare in contatto, ad esempio in questo caso in un muretto. Mi esercito spingendo indietro con i pattini pari, poi rimetto i pattini a papera e torno avanti, pattini pari e mi arresto. Questo è un esercizietto per prendere confidenza con l'ostacolo e anche per allenarsi un po' con la posizione pattini pari, pattini papera.
Non aggrappatevi mai a un ostacolo quando si trova lateralmente rispetto a voi e voi avanzate. Mai aggrapparsi con una mano sola, perché i pattini potrebbero andare avanti al corpo, impennarsi e si potrebbe cadere a terra, all'indietro, cosa sempre da evitare. Vi faccio vedere come farei a frenare correttamente se l'ostacolo si trova alla mia sinistra. Per arrivare a frenare sull'ostacolo devo curvare. Quindi spingo, voglio frenare, saltello e stop. In posizione frontale. Ora, Zuzu, facci vedere tu. Grazie Zuzu per tutti gli esempi di come non fare a frenare. Sei stato molto gentile. Adesso riposati. Per finire e per farvi capire quanti metodi semplici e naturali ci sono per frenare, vi faccio vedere che anche adesso, per non andare in discesa, sono in una situazione di pendenza da quella parte, io sto mettendo un pattino di traverso. Oppure entrambi i pattini li posso mettere di traverso. Ma non così, perché partirei. Spero che questo video vi sia piaciuto e comunque avete incominciato a vedere qualche frenata che vi può togliere delle paure per incominciare a pattinare. Nel prossimo video vedremo anche come si usa per bene il freno a tampone e con quello sicuramente riuscirete ad andare sulle piste ciclabili. Lasciate un commento sotto il video e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima pattinata. Ciao ciao!